I sintomi tipici dell'endometriosi sono caratterizzati dal dolore. Un dolore che c'è con le mestruazioni, prima del ciclo, dopo il ciclo, con l'ovulazione, talvolta nel rapporto sessuale o anche quando svolgiamo le nostre funzioni pelviche, come urinare o andare di corpo. Purtroppo il dolore mestruale è normativo nella donna, è un passaggio di testimone da madre in figlia e quindi molte persone non ne parlano, è per questo che ritardiamo le diagnosi. Se una donna ha dolore tutte le volte che mestrua, soprattutto al termine delle mestruazioni, o ha dolore nella sua vita intima, nelle sue funzioni fisiche, allora certamente dobbiamo pensare all'endometriosi. Un dolore che ci accompagna in tante azioni della nostra vita quotidiana e che purtroppo ci regala l'infertilità. Fare diagnosi di endometriosi in modo accurato e rapido nella vita della donna non è semplice. Dobbiamo ascoltare le donne, ascoltare il loro dolore. L'unico esame realmente diagnostico è la laparoscopia, che è un esame invasivo chirurgico, dunque non può essere utilizzato. Altri test che abbiamo a livello del sangue non sono così precisi. Quindi generalmente facciamo un'ecografia in mani esperte, riconosciamo dei segni dolorosi nel mentre la facciamo, abbiamo al nostro arco anche la risonanza magnetica della pelvi con il mezzo di contrasto e purtroppo è vero che il ritardo diagnostico può essere di circa 5, 7, anche 10 anni e scopriamo di avere l'endometriosi soltanto quando desideriamo fare un bambino e non ci riusciamo. Il dolore pelvico generalmente è un crampo, una stilettata, può interessare anche alcuni movimenti che la donna fa, può accompagnare la fase dell'ovulazione. Non è normale tutto questo, non è normale avere dolore quando si fa l'amore o quando si va a fare la pipì. Quindi quando il dolore è troppo presente nella vita della donna, soprattutto in presenza di cicli mestruali abbondanti, si deve accendere il campanello d'allarme.